Ciao amiche, benvenute in questo nuovo tutorial. Io sono Elisa, per chi non mi conosce, ed oggi andremo a utilizzare degli avanzi di stoffa, un barattolo e un po' di fantasia. Se vi interessa il tutorial, non vi resta che seguirmi. Per realizzare il progetto abbiamo bisogno di un barattolo, di ritagli di tessuto. Cercateli magari che stanno bene tra loro. Io ho scelto il rosso, l'azzurro, il tortora perché sapete che sto facendo dei coordinati da tenere qui nella stanza del lavoro. Quindi io ho scelto queste tonalità, ma voi scegliete quello che più vi piace. Poi una striscia, un rettangolo di pannolence 24 per 10 e mezzo, ma questo lo dovrete controllare voi, questa misura, e vi dico come prenderla. Allora, l'altezza va da sotto questo bordino fino a questa scanalatura, ok? Questa è l'altezza. Per quanto riguarda la circonferenza, prendete un centimetro da sarta, iniziate da un punto, girate tutto intorno e quella è la lunghezza del rettangolo. Ricordatevi di aumentare di un centimetro. Queste informazioni io le lascerò giù nell'info box, ok? Poi una striscetta di tessuto 22 per 8 e mezzo, quindi più piccola di 2 centimetri sia in altezza che in lunghezza, ok? Detto ciò, poi io non so se vi ricordate, ho fatto anche dei sacchetti da appendere, dei portaoggetti, l'ho fatti sempre in panna con dei cuori e quindi riprendo i cuori anche qui sul barattolo e sono ne farò tre. In questa decorazione e vi dico come disegnare un cuore. Prendete un pezzettino di carta, lo piegate a metà, poi con una penna si va a disegnare la metà di un cuore. Vedete la parte stondata e poi scendete. Si ritaglia. E una volta aperto abbiamo il nostro cuore. Quindi io vi dirò l'altezza da questo punto alla punta, dalla parte più alta alla punta e la larghezza e poi voi vi regolate. Due piccoli e uno più grande. Poi per decorare sopra e sotto io ho deciso di utilizzare il cordoncino e una striscia di tessuto che riprende i vari coordinati, ok? Quindi io poi questo lo andrò ad incollare con la colla a caldo qui tutto intorno, ma voi per non fare questo lavoro che magari non vi va oppure non vi piace, potete utilizzare anche un nastrino, un merletto, tutto ciò che avete in casa. Verrà carino ugualmente. Allora, non ci perdiamo in ciance e partiamo subito con la realizzazione. Allora, andremo adesso a prendere il rettangolo, quello di Pannolenci, io lo vado a piegare a metà, marco bene il centro, dopodiché ci vado a posizionare sopra il cuore quello grande, perché il cuore grande io lo voglio mettere proprio al centro. Quindi la piega dovrà stare al centro qui. Vedete dell'incontro delle due curve e alla punta. Ok? Quindi una volta fatto questo, con una penna o una matita andate a disegnare. Basterà prendere solo la metà. Perché? Perché noi, una volta presa la metà, andiamo di nuovo a piegare e andremo a tagliare.
Ecco qua, abbiamo tolto il cuore, questi non li buttate perché poi ci faremo anche un altro lavoro, eh? Non oggi, ma lo faremo. Quindi abbiamo realizzato il primo e adesso andiamo a posizionare dove più ci piace gli altri due cuori. Quindi disegniamo sempre la metà del cuore, dopodiché anche se è, vedete, è storto, non fa niente. Noi andremo a piegare il tessuto in base ai due punti estremi, quindi la punta e l'incrocio. Pieghiamo così e andiamo a fare il taglio. Mettiamo sempre da parte perché non si butta mai nulla, sempre con il cuore piccolino, scegliamo un'altra posizione. Facciamo che sia questa. Disegniamo sempre metà del cuore, stesso discorso. Andiamo a fare la piega proprio alle due estremità e poi si taglia. Questo lavoro prendiamo la striscia, quella che vi avevo detto di preparare 2 centimetri più corta, perché poi andremo a lasciare 1 centimetro e 1 centimetro e 1 centimetro sopra e 1 centimetro sotto. Ok, quindi una volta posizionato il tessuto bello centrato, noi andremo a fermare con gli spilli, dopodiché giriamo. E dove ci sono, vedete, dove ci sono i fori, noi non facciamo altro che con la penna andare a disegnare i cuori. E adesso verrà la parte più, diciamo, divertente. Togliamo i spilli e iniziamo a scegliere i tessuti. Allora, ad esempio, il rosso. Noi andremo sul tessuto, non sul pannolino, cioè sul tessuto dove abbiamo disegnato, noi andiamo a mettere il primo tessuto. Allora, il primo tessuto dovrà sporgere dai segni che adesso vi avvicino così ci capiamo meglio. Allora, vedete, c'è il disegno della penna, quindi il tessuto deve fuoriuscire di 1 centimetro, 1,5 centimetri. Ok, fate attenzione. Non so se si può notare. Si vede, ecco, vedete, il tessuto esce fuori di 1 centimetro, 1,5 centimetri. Va bene? Allora, questo non c'è bisogno di cucirlo. Poi prendiamo questo, ne tagliamo un pezzo e lo andiamo a cucire non dritto. Cuciamo un po' storto, sempre che fuoriesce di un paio di centimetri. Ok? Quindi deve sormontare il tessuto sotto e fuoriuscire sempre dalla linea. Ok? Qui andremo adesso ad effettuare una cucitura a punto dritto e il piedino dovrà seguire questo pezzo che abbiamo messo per ultimo, ok? Quindi sotto macchina. Ecco qui, come potete vedere, abbiamo fatto la cucitura con il piedino a filo del tessuto, l'ultimo che abbiamo inserito. Eccolo qui. Allora andiamo a tagliare l'eccesso di questo. Quindi lo mettiamo a paro
dell'altro tessuto, ecco qui. Adesso apriamo e scegliamo un altro pezzettino che dovrà essere grande quanto la punta che rimane. Scegliamo pure la posizione. Ecco qui. Una volta scelta la posizione, noi dovremo andare sempre a cucire filo piedino e rimanendo sempre quel centimetro in più fuori dalla linea del cuore stesso, ok? Quindi sotto macchina. Eccoci qui, cucitura sempre a bordo piedino dell'ultimo tessuto inserito. Tagliamo l'eccesso del tessuto sotto, anche quello che fuoriesce. Ecco qui. E adesso tagliamo un po' di eccesso di tessuto. Vi ricordo sempre di lasciare quel centimetro, ma non di più, eh? Quindi controllate bene sotto il segno e andiamo a togliere quello che è in più. Ecco qui. Poi finito il tutto andiamo a stirare, eh? E adesso non ci resta che fare gli altri due cuori, ok? Io vi ricordo che potete, magari non ve l'ho detto, però potete addirittura scegliere un tessuto tutto della stessa tinta e fare i cuori a contrasto, viene meraviglioso lo stesso, Oppure potete fare un cuore con un pezzettino, si può fare un cuore azzurro, per esempio, un cuore in tortora e uno rosso. No, questo è più piccolino, però così per darvi l'idea, ecco, senza magari stare a fare con tutti quei pezzetti, Vedete? Ecco qua. Allora, che poi non è che mi dispiace, quelli vicino li farò proprio a tinta unita. Sì. Allora, abbiamo posizionato i vari pezzetti di tessuto, fissato tutto con gli spilli, stirato questo che abbiamo preparato. Adesso lo mettiamo un attimo da parte. E prepariamo il bordino, quello col cordoncino, eccolo qui. Io vi lascio qui sopra l'info per vedere come si fa. L'unica cosa che vi voglio dire è che sul rovescio del vostro tessuto andiamo a fare a una delle due estremità una piega di circa mezzo centimetro e iniziamo da qui. Quindi pieghiamo a metà. Così rimane rifinito. Con una mollettina andiamo a fermare il cordoncino, se no ci può sfuggire, e poi andremo col piedino, quello da cerniera stretto, andiamo ad effettuare una cucitura a punto dritto sotto macchina. Eccoci qua, amiche, lasciate sempre un pezzettino di qua e di là. Poi andremo subito a posizionare la parte alta, quindi iniziamo da un punto qualsiasi e iniziamo dalla parte questa qui dove abbiamo piegato il tessuto all'interno, lasciando un 2-3 centimetri senza incollare, quindi ci poggiamo la mano e stiamo sicuri. Io salgo, vedete, il cordino sale sopra in modo che mi copre per bene questo, e voi posizionate quello che avete deciso di applicare se non volete seguire, diciamo, il mio esempio, e andiamo ad incollare il tessuto.
Allora, quando arriviamo, scusate, ecco. Allora, quando arriviamo qui, cosa facciamo? Controlliamo. Intanto possiamo tirare, anzi lo tagliamo così non facciamo danni, proprio a filo tessuto. Quindi vediamo che posso rimontare tranquillamente, tagliamo l'eccesso, ecco qua, e andremo ad incollare prima la parte questa qui che non è rifinita. Quindi fissiamo. E poi ci andremo ad adagiare sopra quella rifinita, ok? Ecco qui. E abbiamo completato. Adesso facciamo la stessa cosa sotto. Allora, incollato il bordino, adesso riprendiamo la striscetta con i nostri cuori. Io mi sono avvantaggiata, ho fatto questa cucitura a mano, vi spiego così dentro e fuori, tutto intorno. Questa lavorazione già l'abbiamo vista per i cestini, quelli impilabili. Poi vi metterò sempre qui l'info per andarlo a rivedere, quel tutorial che è molto interessante. Tante di voi lo hanno fatto. E adesso vediamo come procedere. Partite da un punto che preferite. E non dovrete far altro che proprio dentro e fuori dal tessuto. Quindi vi mettete comode e entrate e uscite dal tessuto facendo, vedete, una distanza più o meno uguale, ecco. Ma l'imperfezione in questo caso è molto molto gradita, quindi facciamo questo lavoretto. Eccolo qui terminato, ho anche applicato questi due bottoncini perché ho visto che qui c'era abbastanza vuoto. Per riempirlo ho applicato questi due bottoncini rosso e tortora pois, che riprende un po' i tessuti. Adesso non ci resta che finire il nostro lavoretto, quindi inizieremo qui da dietro. Un punto di colla, ecco qua. Poi andiamo a controllare per bene, ecco qui. Tirando, non serve che mettiate punti di colla, perché una volta che tiriamo non si sposterà. Ecco qui. Eccolo qui amiche, è terminato. Io lo trovo delizioso, ci potete mettere le penne, ma questo con i tessuti adatti
può stare anche in bagno con i nostri trucchi, spazzo, beh, spazzole magari è piccolino, ma potete anche utilizzare magari anche altri contenitori, non solo il barattolo, Con questa tecnica potete fare anche altri contenitori. Quindi, se vi è piaciuta l'idea, lasciate un commento, un saluto, condividete il tutorial e io vi strizzo in un forte abbraccio al prossimo tutorial. Ciao amiche!